Allora, prima di tutto togliamo l'audio, cioè rimettiamo l'audio. Ciao a tutti, come va? Allora, prima, secondo, poi togliamo l'audio al telefonino, perché quello che facciamo adesso, attiviamo il loghetto incartati e... No, non è questo, corso sequenze lo togliamo. Copia di incartati, sarà questo? Incartati è questo, eccoci. Allora, venerdì 2 luglio 14:31 ho fatto una corsa perché fino a pochi minuti fa ero a bordo piscina mangiando un'insalata, poi una fetta di cucumbero, un caffè, sono venuto, ho accompagnato mio figlio a nuoto e effettivamente mi fa pure piacere, io non so, ma qualche vantaggio nel fare avere un'attività liquida, per cui senza mura ma tutta digitale, ci dovrà essere. Per cui uno dei grandi vantaggi è poter di venerdì all'ora di pranzo accompagnare tuo figlio a nuoto e guardartelo mentre ti mangi un'insalata. Ok, detto questo, che sono affari miei, spero che ti facciano piacere, spero che anche tu abbia questa disponibilità. Oggi parliamo di un argomento che è la fine del mondo. Cioè, io ho notato che all'interno della pagina, all'interno del gruppo dove probabilmente mi stai vedendo, anzi, se mi stai vedendo in registrata, se mi stai vedendo, ciao Rocco, se mi stai vedendo live, lanciami un saluto perché per me è un piacere anche interagire e sapere chi c'è dall'altra parte. Io vedo solo i numeri delle persone che vedono, i numeri delle persone che sono online. Oggi parliamo di come usare i contenuti, o meglio, come applicare i contenuti che hai creato. Utilizzando la mia guida, ok? Allora, la guida che io utilizzo, mi tolgo il portafoglio che sto scomodo. La guida che io ho creato per sviluppare i contenuti che convertono, che questi siano video, siano testi, siano ebook, siano landing page, siano corsi, siano sequenze email, non importa, importa solo che. Come utilizzare questi contenuti all'interno di Kartra? Bene, oggi parliamo di questo e poi oltre questo ragioniamo anche sulle risposte alle domande ricevute, ok? Per cui, prima di andare avanti, do una salvata al file su cui ho lavorato. Ta 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 ta, iniziamo all'inizio. No. Allora, oggi sono, quante slide sono venute? Alla fine 64 slide, per cui ora iniziamo, eh? Però prima di iniziare facciamo una cosa. Video! Dov'è? Ho detto una bugia. Eccoci, allora andiamo subito a condividere lo schermo. Togliamo di mezzo questo, togliamo di mezzo il loghetto. Dove sei, loghetto? Ecco qui, lo cancelliamo, lo nascondiamo. Ciao, eccoci qua. Mi scrivono. Mi scrivono mentre sono online. Ma io non posso, oddio, che ho fatto? Eccomi. Rispondo. Io sono live sulla pagina Kartra Italia. Inizio ora, finisco alle 15:30, 15:30 max. Bene, allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di come usare i contenuti. Venerdì 2 luglio fa un caldo che si muore, ma oggi dobbiamo imparare ad applicare queste leve, ad applicare le leve della creazione di contenuti all'automazione marketing. Innanzitutto, se ancora non l'hai fatto, vai appena terminato o apri un'altra pagina e vai su stefanobenvenuti.com. Stefanobenvenuti.com è il mio sito. Da il sito stefanobenvenuti.com puoi attivare la tua prova di Kartra a 1 dollaro e puoi anche
accedere al corso di Kartra in italiano, lì dove c'è scritto voglio corso, il corso gratis, lasci la tua mail, il tuo nome e ricevi per email le credenziali per accedere al corso, ok? Un buon motivo, oltre a quello che ti ho detto, per andare su stefanobenvenuti.com, un nome di grande fantasia, ci ho pensato tanto, alla fine ho pensato che il nome e cognome è la migliore soluzione per tutti, anzi lo suggerisco a tutti, tutti dovrebbero avere un sito nome e cognome. Ero andato 2 anni fa a un evento di Performance Strategist a Milano e c'era Randy Zuckerberg, cioè la sorella di Mark Zuckerberg, quella che ha inventato le live, questa che stiamo facendo noi, l'ha inventata una ragazza che si chiama Randy Zuckerberg, e lei parlando diceva entro 2025 tutti gli imprenditori, tutti i guru, tutti i consulenti dovrebbero avere un loro sito che è nomecognome.com. Indovina che ho fatto quando era la sera, sono andato su un hosting, sono andato su Aruba, ho fatto stefanobenvenuti.com, compra, se non l'hai ancora fatto fallo anche tu, ma divagazione a parte, se vai su stefanobenvenuti.com hai un regalo subito, iniziamo con il dare, io preferisco prima dare e poi ricevere, in questo caso ti do qualcosa, un funnel a chiappa contatti, un funnel completo per avere una pagina dove le persone con un form lasciano le loro informazioni, ricevono un ebook, il tuo ebook in omaggio, con l'ebook vanno direttamente a leggerlo, dopodiché c'è una sequenza email che li nutre, gli dà informazioni che dovrai inserire tu, ma in automazione cerca di andare a fissare un appuntamento col calendario sempre dentro il funnel. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di acquisire contatti, trasformare questi contatti in clienti, e questo è quello che fa l'automazione marketing. Se vuoi sapere come si fa, scarica anche tu, prova Kartra per $1 per 14 giorni direttamente dal sito stefanobenvenuti.com. Perché faccio questo? Perché io sono un affiliato di Kartra, io guadagno se tu lo fai dal mio sito, non è una richiesta così lo puoi fare da un'altra parte uguale, no, se lo fai da un'altra parte io non guadagno nulla, ma infatti per fartelo fare nel mio sito hai degli omaggi. Uno, il primo omaggio è il corso di Kartra in italiano, ne parliamo. La campagna preventivi automatici, che è una campagna eccezionale che serve per aiutarti a vendere in automatico i tuoi servizi. La campagna che acchiappa clienti di cui parliamo, ma soprattutto la mia consulenza strategica di orientamento. Che cosa significa? È una bella parola? Non lo so. Sta di fatto che in questa mezz'ora che si passa insieme con te e me, no, io ti darò gli strumenti per capire, ti darò le informazioni per capire quali strumenti, quali asset ti servono per arrivare all'obiettivo. Lo puoi fare da solo, lo possiamo fare insieme, mi puoi chiedere come fare, ti dico tutto, i libri da leggere, i corsi da fare, dove avere accesso. Non c'è interesse nel vincolarti in nessun modo durante la consulenza di orientamento, perché io già, se do la consulenza di orientamento, vuol dire che tu già sei un mio cliente, ok? Io già sto guadagnando, perché il denaro non me lo dai tu, ma me lo dà Kartra, ok? Perché ti ho invogliato a creare un account Kartra, poi decidi tu se mantenerlo o meno. Partiamo con la lezione, per cui carta e penna, se ce l'hai bene, se non ce l'hai valla a prendere, intanto che sto chiacchierando e perdo tempo. Questa è la mia penna, io uso le penne multicolore. Chi le usa le penne multicolore oltre me? Io, da quando ho scoperto che capisco meglio le informazioni che scrivo se sono di diverso colore, ho iniziato a farlo sempre. Allora, iniziamo. Come usare i contenuti su Kartra? Come usare i contenuti su Kartra? Innanzitutto partiamo dalla mia guida. Io ho creato una guida che crea contenuti che convertono, e in questa guida, a cui tu puoi avere accesso al sito stefanobenvenuti.com/contenuti, tanto per fare le cose semplici, se vai su questa pagina puoi scaricare tutto l'ebook, ok? All'interno dell'ebook trovi una serie di cose, come si scrive un titolo, quali sono le domande che ti devi porre per creare la giusta promessa, come definire il problema, quali sono i miti di cui devi parlare all'interno del tuo ebook per portare la persona. Ricordiamoci sempre che l'ebook, la guida, ti porta a far convertire i tuoi contatti in clienti, i tuoi visitatori in contatti, cioè devi
portare a una conversione, che tu stia vendendo un prodotto, stia chiedendo la mail, che tu stia facendo, spiegando qualsiasi cosa, l'obiettivo è andare alla conversione. Per cui dovrei parlare del titolo, di esserci una promessa, devi evidenziare il problema, devi parlare dei miti che sono supposti, non è detto che siano percepiti riguardo al problema stesso, qual è il cambiamento che tu puoi far avere o quale non. Qualcosa accade se non fanno nulla, devi cercare di, come si dice, girare il coltello, mettere il coltello nella piaga, per cui provocare ancora più dolore, per offrire poi la soluzione in 3-7 punti che dovrà essere riassunta per arrivare poi alla fine alla conversione. Questa è una sintesi, che in realtà il documento è di 8-9 pagine. Abbastanza semplice, tutti quelli che l'hanno letto, anzi, se l'hai letto, se l'hai scaricato e ti è piaciuto, lasciami una interazione, un mi piace, un commento, un dito medio, come ti pare a te? Fammi capire che ti è piaciuto o fammi capire che l'hai letto. E se non ti è piaciuto, dimmi cosa non ti piaceva. Se pensi che sia una cavolata, se pensi che non sia applicabile, come ti pare, fammelo sapere. Io so che non è vero. Ci ho lavorato per tanto tempo, è frutto del mio lavoro, è frutto del lavoro di anni di studio di content marketing, è frutto di elaborazioni fatte anche con uno spunto che è quello di Michael Killen, un consulente che si occupa di funnel. Ho cercato di sviluppare questa guida che prima utilizzo per me e poi, dato che secondo me è un buono strumento, io offro in consulenza. Senza essere obbligato ad arrivare in consulenza, scarica della guida che può esserti utile. Parliamo dell'applicabilità. Quando questa guida è applicabile? Cioè tu hai creato il contenuto, ma come lo puoi applicare? Beh, lo puoi applicare ad esempio nella creazione di un ebook. E puoi applicarlo nello sviluppo di un discorso che tu fai all'interno di un video. Quindi, se tu hai creato un ebook, se devi creare un ebook, scarica la guida. Se vuoi capire quali sono gli argomenti di cui parlare all'interno del video, scarica la guida. Se vuoi capire come scrivere i contenuti all'interno della landing page, perché sei in dubbio se mettere prima questo o poi quell'altro, scarica la guida. Se non sai cosa inserire all'interno della sequenza delle mail, scarica la guida. Se devi lanciare un prodotto e non sai bene come far proseguire perché senti tante teorie, non sai qual è quella giusta, quella sbagliata, indovina? Scarica la guida. Allora, andiamo nel dettaglio. Andiamo nel dettaglio e cosa intendo per dettaglio? Iniziamo a parlare di come applicare i contenuti che tu hai creato per un ebook all'interno di Kartra, perché questo è quello che vogliamo. Vogliamo capire, ma Kartra poi è utile? Cioè serve Kartra per una persona che crea contenuti? Vediamo come utilizzarlo con gli ebook. Allora, innanzitutto, in Kartra tu puoi salvare i tuoi file. C'è una sezione hosted file dove lo puoi salvare. Il documento che ti dico al momento è stato scaricato 161 volte, 161 persone hanno scaricato l'ebook. Ok? Serve anche a me per capire se questo documento piace o non piace. Con Kartra, sei tu che definisci chi ha diritto a questo documento oppure no. Cioè, sei tu che definisci se il tuo ebook può essere scaricato o meno, perché solo chi ti lascia i dati, ad esempio attraverso un form, solo chi fa un'azione di conversione ha diritto al tuo ebook. Per cui all'interno di Kartra, se tu hai un ebook, puoi utilizzarlo, puoi inserirlo e puoi utilizzarlo come leva, come lead magnet, come viene chiamato, ok? Puoi verificare quante volte è stato scaricato, te l'ho mostrato prima, c'era il numeretto. Associo un tag a chi li scarica. Che significa? Cioè, se ad esempio tu vuoi collegare le azioni dei tuoi visitatori che diventano contatti per poi generare altre azioni conseguenti, che ne so, una sequenza di email, mandargli una serie di informazioni dopo che hanno scaricato, bene, con Kartra lo puoi fare, quindi hai creato un bel documento, ci hai fatto un ebook, magari gli hai fatto una bella copertina con Canva, io l'ho fatto con Canva, ho creato una pagina con Canva e l'ho utilizzato, ho creato un mockup con Canva e l'ho applicato. Dopo che l'ho fatto però lo devo distribuire, bene, a chi ha associato chi ha scaricato quell'ebook è taggato, cioè so chi è. Ogni ebook scaricato diventa una leva per spingere il contatto in avanti nel viaggio. Di che viaggio parlo? Non voglio darlo per sottointeso. Quando io parlo di viaggio, io parlo di customer journey, parlo di viaggio del cliente. Cioè,
Noi ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Ciao Nicola, ben trovato. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Quando parliamo di viaggio del cliente, parliamo di tutta quella serie di interazioni, di contatti che ci sono tra te, i tuoi asset e i tuoi visitatori, barra clienti, barra contatti semplicemente, barra prospect, lead, diciamo all'inglese come ti pare a te, ma che deve però essere guidato da te. Cioè, se tu hai una strategia per portare le persone dal visita una pagina, scaricare un ebook, ricevere una serie di email, proporre la visualizzazione di un video e poi l'acquisto di un prodotto, ok? Strategicamente stiamo parlando di questo. Bene, questa è una customer journey. Se le persone fanno questa azione all'interno di un tuo ambiente Kartra, allora tu hai vinto, perché sei tu che li stai spingendo, li stai frenando, li stai spostando, li stai portando dove ti serve fare. Parlando sempre di conversione, ho già parlato di contenuti, ti parlo di video. Perché parlo di video? Perché quando tu crei un video, lo puoi inserire dentro Kartra. Kartra contiene un hosting video privato, così come Wistia, non so se lo conosci, che costa da solo, costa 99 dollari almeno. Invece dentro Kartra tu puoi inserire i tuoi video. Ogni video può essere inserito nelle pagine o nei corsi o reso disponibile separatamente, cioè tu puoi solo salvare i video e dare il link alle persone se non vuoi creare la pagina. Oppure puoi semplicemente, perché non le vuoi mettere su YouTube i tuoi video, non vuoi pagare Vimeo, non vuoi pagare Wistia. Allora le metti su YouTube, però poi c'è la pubblicità, oppure magari le persone che vedono i tuoi contenuti vedono anche quelli dei tuoi concorrenti, non è professionale. Allora l'alternativa è quello di inserirli dentro Kartra. Hai speso energie, risorse per creare questo contenuto, per registrarlo, per fare editing di questo video, è bene anche trattarlo con il giusto rispetto. Ad esempio, puoi usare i video per convertire ad azioni successive. Nei lanci di prodotto, solitamente ogni video ha una funzione, ogni video deve portare l'utente ad interessarsi a un altro aspetto. Se hai creato i video, se hai creato ad esempio, se hai eseguito il percorso della guida, quando sei arrivato alla soluzione, ogni punto dai 3 ai 7 punti che io ti consiglio di creare può essere un video, cioè la soluzione può essere spiegata con un video a sé stante. Ogni sezione, la promessa, il problema, tutti possono essere video singoli, perché tu puoi portare la persona ad andare avanti nel viaggio attraverso le visualizzazioni di qualcosa, di un tuo video. I video hanno chiamate all'azione separate. Che significa chiamata all'azione separate? Immagina di inserire il video dentro Kartra e però lo metti su una pagina, magari perché no, lo puoi mettere anche su un sito esterno, fatto con WordPress, però con Kartra tu hai questo, una call to action, CTA, una chiamata all'azione. Cioè puoi mettere, ad esempio, perché farlo in Kartra? Ecco, andiamo un po' sul pratico. Lo fai con Kartra perché tu puoi mettere che dopo 30 secondi dalla visualizzazione del video ti appare un opt-in, un modulo che tu devi compilare. Se non lo compili, non lo vedi il resto del video. Oppure ti appare un banner che ti dice: questo video è promosso da Stefano Benvenuti. Oppure ricordati che questo video ti serve a risolvere i tuoi problemi. Oppure una caption, cioè una striscetta in basso, come dire: questo video parla di un'offerta che scadrà il 30 luglio, ad esempio. Oppure una caption, come se fosse un sottotitolo, col bottone: questo video parla di un'offerta che scade il 30 luglio, clicca qua per andare direttamente alla pagina dell'offerta. Oppure uno social share, cioè una parte dove un social unlock addirittura, cioè tu puoi mettere addirittura la possibilità di dire: per continuare a vedere questo video, condividi questa pagina. Tu hai messo magari il video in una pagina dove c'è un contenuto particolare, tu dici: per continuare a vedere il video, condividi la pagina, così tutti quelli che guardano il video faranno pubblicità per te, andranno a fare passaparola. Tutto questo è possibile farlo dentro Kartra, perché tu hai creato un video sviluppandolo con lo schema di creare contenuti che convertono, e dopo che l'hai sviluppato, a questo punto metti la leva, quello che dicevo anche nel messaggio che ti ha invitato a questa puntata di Incartrati. Mettilo a leva, cioè fallo lavorare per te, automatizza la condivisione
del tuo video verso persone che ancora a cui tu non hai contatto, perché all'interno del contenuto che tu hai creato, del video, del tuo speech, del tuo discorso, ci sarà la leva che porterà alla conversione per fargli fare qualcos'altro, per spingerlo avanti nella customer journey, ok? La visualizzazione dei tuoi video creati con la guida scaricata genera azioni di tag, cioè io posso anche dire, ad esempio, di tag in relazione alla durata della visualizzazione. Esempio, mettiamo il caso che il video dura 10 minuti, la call to action, cioè la conversione, avviene al settimo minuto. Io posso dire a tutti quelli che vedono il video fino al settimo minuto, mettigli il tag visualizzazione non completata. Tutti quelli che hanno visto il video fino al decimo minuto, togligli il tag visualizzazione non completata e inseriscigli il tag visualizzazione completata. Per cui se ci sono questi due tag, visualizzazione non completata e visualizzazione completata, io posso far partire due sequenze diverse e dire se hai la visualizzazione non completata, ti mando una mail che dice: guarda Stefano, mancavano 3 minuti alla fine del video, secondo me sei arrivato in una parte, non so se ti hanno disturbato, se vuoi continuare a vedere il video, questo è il link e quantomeno lo spinge a vedere. Se invece lui ha completato la visualizzazione ma non ha fatto l'azione che tu volevi, magari non ha comprato la tua offerta, gli dice: allora, ricordati che l'offerta ha una scadenza che è il 30 luglio e tu lo fai partire nella tua logica commerciale per portarlo avanti, perché sei tu che guidi la macchina, sei tu che lo spingi da un punto all'altro. Le landing page. Ora, quello che c'è da dire sulla landing page potrebbe essere tantissimo o pochissimo. Parlando di landing page, all'evento di cui ti parlavo, in cui ho ascoltato Randy Zuckerberg, ho conosciuto Luca Orlandini, che è Landing Page Efficace, un libro che è stata una rivelazione anche per me, perché mi ha spiegato molto anche nell'organizzazione. Però, per come la vedo io, quello che realmente fa la differenza sono i contenuti. Ogni punto del contenuto rappresenta una sezione. Quando tu crei una landing page in Kartra, hai la visualizzazione orizzontale delle sezioni, la visualizzazione verticale delle colonne. Ogni parte, il titolo, la promessa, il problema, la soluzione, il cambiamento, i miti, bla bla bla, ogni parte è, secondo me, una sezione. Le sezioni sono parti della pagina che avranno conversioni sempre per lo stesso motivo, cioè l'obiettivo è spingere sempre l'utente a fare la stessa azione. Noi possiamo mettere anche un bottone per ogni sezione, perché no? Ciò che converte in una landing page non è la struttura grafica, sì, quella è di supporto. Se io riesco a guidare l'occhio, cioè Jonathan Finley, un altro consulente di Kartra americano, mi spiegava, sono io cliente suo in questo caso, che nelle landing page è importante portare l'occhio a seguire un determinato percorso. Se l'occhio si ferma da un lato perché la centralità dell'attenzione è diventata troppo da una parte, o lì c'è un'azione di conversione, un bottone, oppure è sbagliato qualcosa. Perché l'occhio deve andare sempre verso la conversione. La parte della strutturazione grafica è importante, ma non è solo quella importante. Quella che conta per attirare l'occhio, la grafica. In Kartra ci sono decine di pagine bellissime, già pronte per essere utilizzate. Cioè, se tu non sei forte, io non sono bravo nel design. Utilizzo quelli che sono alcuni schemi, sempre quelli, vedo quelli che convertono, perché ripeto, per me non conta tanto se una cosa è bella o brutta, conta se funziona o non funziona, perché può essere bella quanto ti pare, poi dopo non funziona, te la tai sui denti. Mentre quello che a me interessa è ciò che converte. In Kartra ci sono pagine che convertono, ad esempio hai la possibilità di vedere pagine per fare landing page, video sales page, thank you page, long sales page, le pagine di coming soon, i prodotti, le pagine per il lancio di prodotto, per fare la review di un prodotto, le pagine di registrazione ai webinar, le checkout page, le pagine di upsell, cioè ci sono tanti, tanti, tanti tipologie di pagine. Ogni pagina, adesso io ho fatto solo uno screenshot, ma andando sotto, scorre, 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 tu ne scegli una, ci metti il tuo logo, traduci quello che c'è scritto, ci metti il tuo contenuto, e il tuo contenuto ce l'hai perché l'hai creato col metodo, con la guida di come creare contenuti che convertono, ok?
La conversione è data dal contenuto, non è data dalla grafica. Sì, ok, ci sono chi c'è chi ottimizza la grafica, per cui ci sono le persone che sono in grado di portare una pagina dal 10% al 12% o al 13%, ma non è che è una pagina che ha una. Facciamo così: due pagine uguali con contenuti, uno che converte, uno scritto bene, uno scritto male, una converte e una no, perché non dai la fiducia a chi ti dà. A chi non è in grado di scrivere contenuti interessanti, ok? Mettiamolo in questo modo. La sequenza email. Ora, la sequenza email è, secondo me, l'applicazione perfetta per creare contenuti, perché se le persone danno fiducia a quello che scrivi, danno fiducia a te. Esistono diversi modi per cui un contatto sia inserito in una sequenza email, ok? Lo scopo però è sempre quello di guidarlo all'azione, ad una singola azione. Quindi tu devi pensare sempre a spostare l'utente da una parte A a una parte B, da visitatore a contatto, da contatto a cliente, da cliente a referral, da referral a visitatore e poi così ricominci, ok? Con la guida dei contenuti a come creare i contenuti che convertono, ogni punto è una mail. La promessa è una mail. Il problema è una mail. La soluzione è una mail. I miti sono una mail. Ogni punto dei 10 è una mail. Tu puoi avere sequenze mail standard, una dopo l'altra, ok, che arrivano a un completamento, oppure. Meglio ancora, se ognuno dei punti della soluzione diventa un argomento da esplodere, ok? Aspetta, che forse mi sono perso. Tac. Ah, ok. È un argomento da esplodere. Ogni mail deve convertire verso lo stesso punto, ma non è detto che tutti siano interessati allo stesso aspetto, ok? Cioè. Con gli split test, che è una funzione che c'è dentro Kartra che ti permette di guidare, di verificare l'utente ha fatto A o ha fatto B, ha visto tutto il video o ne ha visto solo una parte. In base se ha visto tutto il video o ne ha visto solo una parte, io posso mandarlo su una parte o sull'altra. Ok? Devo comprendere quali argomenti. Ha aperto la mail precedente? Sì, allora gli interessa questo problema. Ha aperto la mail precedente? No, cambio approccio. Per cui io posso anche pensare. In carta, questo qui, ogni blocco con divisioni già verde e rosso è uno split. Fatto questo, sì, bene. Ha fatto quello, no, allora lo porto un'altra parte. Ha fatto questo, sì, l'ha aperta, sì. Fatto quella, ok, per cui io posso andare a pensare di creare diversi percorsi e ogni volta che becco l'argomento giusto, magari lo porto in una sottosequenza e approfondisco l'argomento, perché quello, come si dice, gli interessa, per cui batto il ferro finché è caldo. Posso utilizzare tutto quello di cui ho parlato adesso per un lancio di prodotto, ma per una campagna volendo. Che intendo per lancio di prodotto? Con lancio di prodotto intendo diversi asset che possono lavorare all'unisono per generare un'azione complessa per i contatti. Parlo ad esempio di una landing page con un form, per scaricare un ebook che porta a una pagina di ringraziamento, che attiva una sequenza email. Tutto quello di cui ho parlato fino ad ora, per capirci. Nel lancio di un prodotto agiscono tutti gli argomenti trattati fino ad ora. All'interno di Kartra io ho tante, se non sbaglio 25 campagne, dalla pagina, da one page campaign alle metodologie di nurturing dei lead, alle campagne per creare la sales letter perfetta, ok, tutto quello di cui sto parlando. Sono pagine già pronte con tag, liste, sequenze email, form, tutto già pronto. Cosa manca secondo te? I contenuti, i tuoi contenuti. E quelli già ce li hai. Perché se sviluppi tutto il contenuto seguendo la guida che trovi sul sito stefanobenvenuti.com/contenuti, il contenuto ce l'hai. Devi solo applicarlo nel giusto punto. Quindi ad esempio, hai un ebook, hai creato un ebook per acquisire i dati dei contatti interessati al problema che il tuo prodotto, il tuo servizio o che il prodotto che vuoi vendere risolve. Crei un video per spiegare i vari aspetti del problema. Crei una landing page in cui magari inserisci il video per inserire i contenuti video testuali per informare il contatto, i contatti. Puoi creare delle sequenze email per tenere informato il contatto delle varie pagine, per le varie pagine e per i vari video che vengono pubblicati per spiegare sempre in modo più coinvolgente
come risolvere il problema, appunto. Tutto parte sempre dalla creazione di contenuti che coinvolgano il contatto e creino quella relazione che doni la fiducia necessaria a procedere verso l'acquisto, non come l'acquisto, per procedere verso l'acquisto. E in tutto questo Cartra è lo strumento ideale per dare forza ai tuoi contenuti. Io ti ricordo che se vai su stefanobenvenuti.com, in alto a destra, puoi provarlo per $1, ok? Chiedi la prova su stefanobenvenuti.com. In questo modo io potrò anche assisterti, come ho detto all'inizio. Se hai qualche domanda rispetto a quello di cui ho parlato fino ad ora, spero che ti sia piaciuto, spero che ti abbia ispirato. L'obiettivo di questo argomento di oggi era dare ispirazione, cercare di darti anche qualche informazione che tu possa applicare e mettere a terra praticamente. Perché quando poi ti trovi a creare contenuti e non dargli la giusta rilevanza, non avere poi il ritorno che ti aspettavi su questi contenuti è un po' frustrante. Usali all'interno degli asset di cui ti ho parlato. Vado a rispondere adesso alle domande ricevute. Bevo un goccio d'acqua, così rifiato anch'io. E se hai qualche domanda, lasciala pure. Tu quanta acqua bevi? Io almeno 1,5 litri al giorno. Questa l'ho iniziata stamattina, sta quasi finendo, per cui forse qualcosa di più. Allora, queste domande le ho ricevute sul gruppo di Cartra Italia. La promessa che io faccio, la mia promessa, è che ogni domanda su Cartra all'interno del gruppo di Cartra Italia riceverà risposta, riceve risposta. Per cui se anche tu hai qualche domanda, sparala sotto che io rispondo. Anche se la leggi, se stai guardando questo video in registrata, tranquillo o tranquilla. Allora, domanda. È possibile creare, questa Martina l'ha fatta, è possibile creare una pagina per vedere un webinar registrato con un pulsante che esce fuori in un determinato momento? Ah, che bella domanda, il bottone a tempo. Certo che è possibile, sì, è possibile, se non sbaglio ha anche risposto qualcuno, utilizzando il delay delle sezioni, inserendo video e bottoni separatamente. Ti faccio vedere come. Esco, vado su Kartra, ta 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 ta. Action, save and exit, ok, vado su page, mi tolgo da WhatsApp se non mi arrivano i messaggi, vado sulla pagina test, io ho sempre una pagina test disponibile, eccola qua, edit. È bene sempre fare i test in una pagina separata, non quella finale su cui si lavora. Mettiamo il caso che qui c'è un video, qui c'è un testo e io voglio mettere qua in mezzo una sezione, la metto una sezione vuota. Aspetta. Ecco, metto una sezione vuota. Metto una bella colonna al 50%. Ok. E qua dentro ci metto un bel bottone. E il bottone lo metto centrale. Lo metto giant, lo metto verde centrale. Il testo del bottone è portami al mare, che ho caldo. Ok, bello bold perché si deve leggere bene. Ok, e io voglio che però questo bottone, aspetta che sposto, ecco qua, i commenti. Questo bottone non deve vedersi subito. Vedi che qui ho edit, clone, move, edit source o save section as favorite. Se vado su edit, appare qui a destra la parte configuration. Qui delay, tu puoi mettere delay section. Ora puoi mettere che il delay è, ad esempio, dopo 180 secondi la prima volta
ad esempio only first visit o sempre. Ad esempio, se è una pagina dove le persone vedono un video e il video dura 4 minuti e dal terzo minuto in poi c'è il tentativo di vendere qualcosa, bene, allora in quel caso tu puoi mettere only on every visit oppure only on the first visit. Ok? Questo è il modo secondo me più semplice, oppure lo metti a every visit, quindi io se lo faccio così, anzi guarda, facciamolo a 5 secondi, 5 secondi perché almeno facciamo una prova. Applying, lo pubblico. Ciao Nicola, allora purtroppo sono entrato tardi nella diretta, non so se hai già approvato la mia domanda come inserire PDF da membership, non ho ancora risposto, è arrivato tra le ultime per cui rispondo in ordine di ricezione. Per cui se vogliamo vedere questa pagina come funziona adesso, apro una nuova pagina, metto qua, vado qua sotto, 1, 2, 3, 4, 5, ecco qua. Quindi ho messo dopo 5 secondi, forse contavo lentamente, e dopo 5 secondi è apparso il bottone. Se lo mettevo a 10 secondi, a 880, appariva dopo 180 secondi. Ci siamo? Per cui spero di aver risposto a questa domanda. Avanti, con Kartra, gestisci eventi fisici. Ho fatto un piccolo test, un questionario. Anzi, se trovi nei prossimi giorni un sondaggio, una domanda dentro Kartra, rispondi perché voglio interazione, io voglio giocare, sennò che mi annoio, mi rompo le palle, scusate. Cioè, o giocate o io vado a fare altro. Per cui, se faccio una domanda, non c'è risposta giusta o sbagliata, non stiamo qui per giudicare nessuno. Io non sto giudicando, io non voglio giudicare nessuno, voglio capire come dare le informazioni, qualcosa di utile a chi è dall'altra parte. Per cui se faccio domande, penso che magari la domanda non tutti sappiano. E infatti la maggior parte hanno risposto male. Con Kartra gestisce eventi fisici, appuntamenti, biglietti numerati, posto limitati, eccetera. Ma certo che lo fai, certo che lo fai senza nessun problema. Quindi è possibile. Utilizzando il calendario all'interno di Kartra ha una funzione interna di gestione eventi fisici numerati, associando il calendario per eventi nuovi. Aspetta, che la parte. Scusate, eventi collegati a un prodotto, ok? Aspetta, no, non voglio. Sono andato troppo avanti perché voglio fartelo vedere. Per cui, se io vado qua di nuovo, ritorno qua, close. Torno su Calendar. Se io gestisco questo qui, anzi, me ne faccio uno nuovo, questo che è il test, non so se è quel tipo, vado su Live Event Model, io posso andare a definire una serie di informazioni, io le dimostro, dove metto test evento dal vivo, ma può essere anche un webinar dove tu vendi la partecipazione a questo webinar. Quindi io metto il look and feel, sì, va bene, mi dice ok. Quindi, prima di tutto, il nome del test evento. Ma mi piacerebbe se facessi, io sto pensando a settembre, al ritorno delle vacanze, di fare un bel evento qui su Roma. È meglio Roma o Milano? Roma forse c'avrei già il posto dove farlo, qui dove faccio, dove lavoro hanno una bella sala. Per cui test evento. Classe, quindi evento dal vivo. Lo gestisco io. Massimo di registranti. Mettiamo 50 persone. Data. Diciamo dall'11 settembre a tutta una giornata. Dai, 8 ore di evento. Add. Ok. Add la persona, ok. Io qui già ho gestito, ad esempio legandolo a un prodotto. Ecco qua, biglietto, ho fatto l'evento a Milano. Ok, l'evento a Price Point 3.
Quindi posso vendere i biglietti che in automatico vengono creati quando la persona li acquista e in automatico vengono venduti e inviati all'utente. Per cui io posso, con la conversione, ok, posso indirizzarli alla pagina direttamente delle informazioni, creo magari una pagina per dare informazioni, ma io posso in automatico avere il conteggio di quante persone hanno comprato, vendere eventi fisici, collegarli alla vendita di un prodotto, tutto questo è automaticamente gestito. Questa parola automaticamente a me piace molto, direttamente dentro carta. Per cui, per tutte le persone, per Gianluca, per Cristina, se non sbaglio, che hanno risposto che non si poteva fare, sono felice di farti sapere che invece si può fare, assolutamente si può fare. Ok, Nicola. Scusatemi, Nicola, questa risposta è per te. Voglio inserire un PDF in una membership. Scusate, sia in scaricamento ma anche in visualizzazione. Posso? Sì, si può fare. Si può ed è possibile. Allora, per abilitare il download hai più di un modo. Puoi salvare il file in Kartra, copiare la URL e metterla tra le opzioni di download, oppure puoi caricarlo direttamente dentro la membership perché c'è l'opzione per caricarlo direttamente e ti si salva poi dentro i file disponibili. Per cui per il download è abbastanza semplice, puoi o caricarlo direttamente o caricarlo prima, avere poi un link diretto. Per abilitare la visualizzazione, io ti consiglio di usare una funzione esterna, un custom code. Mi spiego meglio. Allora, vado qua. Aspetta. Grazie Nicola, è l'allergia. Vado sulle membership. Ho la mia test membership. Edit. Quindi, qualcuno lo sapeva del fatto dei biglietti dal vivo, che cioè si possono gestire eventi con i biglietti? Beh, penso di sì. Allora, vado sul Launch Builder. Per personalizzare le membership devo andare sul Launch Builder. Ora, cosa vedo qua? Questa è una pagina di test. Io ho creato qui test PDF. La prima parte, poi vediamo sopra, qui posso andare a inserire o il download button, quindi scarica bottone, quindi qui posso uploadare il mio file, qui posso mettere il file, come creare contenuti che convertono. Lo metto qua, lo metto nella categoria lead magnet e lo vado a gestire direttamente. Non lo vado a mettere qui, sennò si duplica. Vabbè, poi lo scarico. Anzi, lo metto in un'altra categoria, test, così so che è là. E lo vado a salvare. E lui me lo carica. Come creare contenuti che convertono. Oppure vado a mettere il link. Se io ho un link che in una pagina esterna, mettiamo il caso che sto utilizzando un tracking link per taggarlo, se lo sto mettendo altrove, lo posso mettere direttamente la URL se già l'ho caricato, e questa è un'opzione. Se voglio metterlo in visualizzazione, il mio consiglio è quello di utilizzare, vediamo un po' se l'avevo messo, ecco qua. Per la visualizzazione, se hai un profilo su LinkedIn, usa SlideShare. È gratuito e ti permette di limitare il download e visitare la sorgente delle visualizzazioni. Visualizzare. Carica il tuo PDF su SlideShare, copia il codice di embed facendo attenzione alle dimensioni di visualizzazione, incollalo nella pagina di membership. Vediamo come. Io sono qua, ho creato su LinkedIn, basta che ti accedi con LinkedIn. Se vai qua, aspetta. Quindi facciamo proprio le cose dall'inizio. Logout, sono su slideshare.it.net, vado sul login.
accedo con i dati di LinkedIn, lui mi ritrovo perché ce l'ho nella cache evidentemente. Se vado a vedere i miei upload, ho creato il file. Quando sono qua, vedi che qui ho, vediamo un po', no, lo apro, ok, quando l'ho aperto, share, quando faccio share lui mi dà embed iframe WordPress, se lo vuoi mettere come file dentro WordPress, o il link diretto al file. Se lo metto su embed mi chiede da dove vuoi partire, da quale slide e qual è la dimensione. Io, tipo, io ho messo la dimensione media, cioè questa qui 481 e 512, ma quando poi l'ho preso e l'ho inserito qui, quindi Edit, io ho utilizzato la funzione custom code, questa qui, custom code, l'ho presa e l'ho inserita. Adesso già l'ho fatto, per cui non c'è bisogno di rifarlo. Quando vai qua dentro su Edit, se fai caso, la dimensione poi la aggiusti tu, la trovi qua dove sei, alt width, larghezza, height, altezza. Io larghezza ho messo 600. Ora c'è da dire che se tu ad esempio utilizzi la visualizzazione con due barre laterali, sinistra e destra, forse lo devi mettere un po' più piccolo. Però facendo in questo modo, se vado già su preview. Ciao Ulmaro, piacere di conoscerti. Può Kartra, come altre piattaforme, occuparsi dei pagamenti e saldare mensilmente praticamente i creatori di contenuti? Certo che può. Puoi con Kartra puoi creare prodotti con quattro tipologie di pagamento: una tantum, la one shot, ricorrente, cioè quindi l'abbonamento, che puoi peraltro anche cambiare tu, cioè quindi la persona ti entra con un abbonamento a 30 euro al mese, poi magari acquista un servizio plus e passa a 40, non deve farti un secondo riacquisto, puoi anche tu modificare il suo saldo di pagamento. Oppure quelle che loro chiamano installazioni, cioè installment, cioè ad esempio una rateizzazione o installment ricorrenti, un pagamento per 3 volte di 100 euro ogni anno, ad esempio. Per cui per rispondere alla tua domanda, Vulmaro, sì, c'è la possibilità di farlo. Allora vado sulla visualizzazione per Nicola. Vado su settimana 1, test PDF, ecco qua. Quindi, Nicola, spero che questo vada bene per te. Io ho messo 600, se era più largo, veniva più largo. Le persone possono andare qua e scaricarlo. Ok? Se vanno, si aprono l'immagine su un'altra scheda, oppure se cliccano qua, vanno direttamente sul link aperto. Ma già in questo modo sei tu che puoi decidere quello che si vede o quello che non si vede. Io ho messo 600, mi sa che potevo mettere anche qualcosa di più. Ok, qui è un'impostazione un po' più tecnica grafica, però per inserire l'editor dentro la membership, sì, assolutamente è possibile farlo. Ritornando qua, spero di aver risposto a Nicola. Spero anche di aver risposto a Fulmaro. Domanda, posso creare dei sottomenu nelle mie pagine? Questa domanda me l'ha fatta Silvia recentemente. Sì, si può fare, è possibile. Devi, aspetta che tolgo i commenti perché stanno sopra le scritte. Ecco qua. Sì, è possibile. Seleziona la voce di menu dal tuo menu in alto che vuoi che abbia delle sottovoci. Dal menu a sinistra che si aprirà devi selezionare slide down a submenu. In questo modo vai a personalizzare il sottomenu. Ti faccio vedere. Quindi vado qua, save and exit, usciamo da qua, ok, vado su pages, ritorno sulla pagina del test. Quindi sempre le mie pagine test, ecco qua.
grazie Nicola. Per cui questa è la pagina. Io aggiungo un componente, aggiungo anzi una sezione che è il Leader Menu. Quindi io metto questo menu semplice, seleziono, anzi non, proprio quella che non volevo, feature, ok, mettiamo il caso che io voglio mettere caratteristiche, sotto ne voglio mettere 3-4, slide submenu e guarda che succede, sotto lui ti dice quanti submenu puoi fare fino a 18, non c'ha senso una voce di sottomenu 18, diciamo ne metto 3, ok, link 1, testo, feature 1, selezione, puoi mettere o una pagina o un link esterno o una sezione nella pagina, perché tu puoi anche mettere diversi aspetti nella stessa pagina, quindi another page, qui ci metto una a caso, dai. Stefano, benvenuti. Automater, seconda puntata. Poi, link 2 e così via. Feature 2, select, external link, google.com, caratteristica 3, external link, stefanobenvenuti.com. Lo salvo. Vado in preview, open preview, ora che succede? Feature, ho il sottomenu, sì, ho scritto a volo, ho scritto pure con degli errori, vado qui e va nella pagina, torno indietro, ok? Per cui in questo modo chiaramente la voce feature non è più selezionabile, se prima era collegata a una voce di un altro sito, non lo è più, per cui caratteristiche sarà selezionato, sono selezionabili soltanto le sottovoci del menu. Spero di aver risposto a Silvia. Allora, perché c'è questa freccia? Perché io faccio il consulente di carta, sono un Cartra expert, è registrato, se cerchi Cartra, tra gli esperti di Cartra che parlano italiano, trovi me al numero 4, perché? Perché sono tra i primi che si è registrato come Cartra expert. Se hai bisogno di supporto, Bulmaro, Nicola, chi per voi avete bisogno di supporto nel sviluppo della vostra strategia, chiedi una call. stefanobenvenuti.com/appuntamento. Se devi decidere se Cartra è lo strumento giusto per te, se vuoi prima di aprirlo un account chiedermi delle informazioni, farlo. Anche se ti dico, se lo fai dopo averlo un pochino controllato, è molto più utile per tutti e due. Inoltre, se te lo stai domandando, cos'è KFC? È lo strumento che collega Cartra a fatture in cloud. È lo strumento che. Io sono pigro, non mi va di fare le fatture in manuale o gli ordini in manuale. Fai una vendita in Cartra, Ulmaro, fai una vendita in Cartra in automatico. Vai su il tuo account Cartra, il tuo account fatture in cloud e ti trovi già l'ordine creato, la fattura creata tramite la funzione KFC. Se utilizzi tutti e due e vuoi controllarlo, vai su KFC e fallo pure. Podcast Automater, non è uscita la puntata perché era San Pietro e Paolo a Roma, per cui ero in vacanza, sono indietro di una puntata, l'argomento già c'è, lo registrerò a breve e appena lo registro ti arriva la mail, ma l'ultima puntata, se ancora non l'hai fatto, è quella in cui parlo di come scegliere il tipo giusto di funnel. Automater è il mio podcast, lo ascolti su Apple iTunes, su Apple Podcast, su Google Podcast, su Spreaker, su Spotify. Io lo ascolto tutto su Spotify, per cui lo trovi su Spotify, iTunes, Google Podcast e via dicendo. Gratis, accedi anche a come creare e vendere il tuo corso in 5 giorni. Vai su stefanobenvenuti.com, vai su stefanobenvenuti.com, sul blog trovi il link per andare a accedere al corso. Grazie Tony Ray. Allora, se mi conosci o non mi conosci, o mi vuoi conoscere, o mi vuoi contattare, una domanda, vai su hello@stefanobenvenuti.com e scrivimi. Sulla pagina su Facebook di Carta Italia rispondo io, sul gruppo di Carta Italia rispondo io, ok? Ho chi mi aiuta, ma per i contatti ci sono io. Alla prossima settimana. Spero che questa settimana ti sia stato utile. Spero di
aver acceso qualche idea nella tua testa, di averti ispirato o averti dato qualche indicazione. Noi ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima. Ciao Tony, ciao Nicola, ciao tutti quanti.